E siamo ora alla Sigil Vending, siamo con Tito Lescio, il titolare dell'impresa. Buongiorno Tito. Buongiorno a voi. Dunque, noi abbiamo visto che nell'ambito di questa fiera una grande area è occupata da marchi che tu vai a distribuire sul territorio siciliano. Intanto, quante sono le aziende che sono da parte tua esposte in questa fiera quest'anno, nella terza edizione dell'Expo Vending Sud? Allora, le aziende sono, come potete vedere, la Ducale come azienda che è un po' il fiore all'occhiello della Sicil Vending per la qualità, per quello che è il grande nome che Ducale comunque rappresenta nel mondo del vending. Poi Ossaeco, che è l'azienda storica molto legata quasi affettivamente a quella che è il grande lavoro che abbiamo fatto sempre insieme dal 1994. E poi io rappresento anche la IRP, che è l'ultima arrivata, è un'azienda che ha fatto una grande scommessa nei distributori del freddo nel vending, e la Vendo, che è un'altra azienda storica, la Sanden Vendo, che collabora con me, o che io collaboro con loro, praticamente da circa 6 anni. Ma ho visto che ci sono anche una serie di marche nell'altra parte dello stand dedicata ai prodotti di consumo. Infatti quest'anno abbiamo fatto la scelta di dividere le due zone dalla distribuzione automatica, quindi macchine del vending, con gli accessori che possono servire nel vending, e la Cafita, che è un'altra delle mie aziende, azienda legata anche in maniera storica, perché i proprietari della Cafita lì sono gli stessi proprietari che c'erano in Saeco qualche anno fa, e rappresento anche Comestero, che è dall'altra parte, la Brita per quanto riguarda la filtrazione, il filtraggio dell'acqua. Oh, Tito, facciamo una piccola storia di Sicil Vending. Quando è nata Sicil Vending? Ma Sicil Vending è nata nel 94 da un'idea di Paolo Gionfrido, un mio fraterno amico che sta su a Genova. E abbiamo lavorato tantissimo, figuratevi che in quel periodo noi mettavamo nel cofano della nostra macchina una vecchia 7P e giravamo per una settimana in tutto il territorio siciliano e anche calabrese per presentare queste macchine Saeco. Avevamo la superautomatica, la 5P e la 7P, che erano le uniche macchine che Saeco in quel periodo produceva, ottenendo dei risultati notevoli, facendoci conoscere, perché il segreto della nostra azienda è più che altro legato a un rapporto prettamente umano con il cliente. Quindi questo rapporto che viene a instaurarsi tra la Sicil Vending e le aziende di gestione è basato prettamente su un rapporto umano. Rapporto umano che viene curato poi da qualcuno, immagino per tuo conto, un responsabile vendite, una rete di agenti. Infatti io e il dottor Rondinella, che è uno dei miei più validi collaboratori, insieme alla signora Anna Lacanà, che collaborano brillantemente. E voglio dire una cosa, sono persone che sono nate nella mia azienda, perché sono venute da un mondo che non conoscevano, e hanno intrapreso questo cammino, questa strada, in maniera molto positiva, con un interesse quasi capillare in tutto quelle che sono le esigenze che comunque gli si presentavano innanzi da parte di tutti i gestori della regione che rappresento. In parte dedicandoti l'attenzione al coraggio che tu stesso nel 1994 ci hai messo con l'audacia che hai avuto nell'andare ad aprire un'impresa di così grande e importante intento in una regione che di fatto non è una regione molto facile, così come tutta quella meridionale. In ogni caso tu hai avuto modo di svilupparti, e anche in modo concretissimo, grazie al servizio al cliente. Vorrei ascoltare proprio dalla voce di Rondinella, se possibile, il tuo collaboratore, qual è il tipo di servizio che voi riuscite a dare al cliente. Buongiorno Rondinella, salutiamo gli amici di VendingTV.it. Buongiorno. Allora, il servizio è a 360 gradi. Quando il cliente è un cliente Sicil Vending, di solito noi definiamo deve essere coccolato, è un cliente coccolato. Quindi viene servito a 360 gradi, viene servito su qualsiasi tipo di problematica, perché dobbiamo cercare di risolvere il problema al cliente nel più breve tempo possibile e con la massima professionalità possibile. Quindi questo è fondamentale, e noi ci distinguiamo anche per questo, ma grazie anche al nostro grande Tito, che è sempre un maestro per noi. Il grande Tito è Tito il Grande in questo caso. Infatti è lui che è riuscito a creare questo gruppo, siamo un team affiatato, grazie a lui siamo arrivati dove siamo.
Quanti siete a collaborare con la Sicil Vending? No, non siamo tantissimi, siamo in realtà 6 persone. Che hanno... Siete molto affiatati. Sì, è un gruppo molto affiatato dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano. Riusciamo a dare delle risposte immediate proprio perché ognuno ha un compito ben preciso da dover svolgere. Non ci pestiamo, diciamo, i piedi l'un con l'altro, ma ognuno ha il suo compito ben preciso. Quindi diamo delle risposte il più rapido possibile. Obiettivi futuri. Obiettivi futuri sono quelli di poter rilanciare, ci sono le opportunità perché visto un pochettino l'andamento economico, ecco, che stiamo vivendo non certamente positivo. Ne stiamo parlando oggi con tanti amici incontrati qui in fiera, nei corridoi della fiera, e diciamo che c'è il sentore e anche il desiderio di voler ricominciare a fare vendita nel modo giusto, ricominciare a dare servizio nel modo giusto, guardare qualche sorriso in più da parte dei clienti, dei vostri clienti che vorrebbero appunto cercare di migliorare lo status lavorativo in cui lavorano. Che cosa vedi per il 2012? Abbiamo passato un 2011 un attimo depresso, insomma tutti hanno sofferto, tutta la filiera ha un po' sofferto e tutti si augurano che per il 2012 ci siano degli auspici assolutamente diversi. Pare che con il nuovo governo potrebbe cambiare qualcosa. Allora, voglio fare una piccola premessa su ciò. In effetti, grazie anche alla grande collaborazione comunque delle aziende che io rappresento, compresa la Ducale, la Saeco, Vendo, IRP o qualsiasi altra azienda che è nel gruppo Sicil Vending, hanno dato la loro disponibilità totale a poter iniziare a credere in quello che è il lavoro di tanti piccoli anche gestori, o quindi gestori già esistenti o che debbano nascere, dando loro l'opportunità anche nei pagamenti di poter avere un tempo notevolmente lungo per poter ottenere la possibilità di poter comprare dei distributori che costano un po' di più. Anzi, sfatiamo la storia della Ducale mentre siamo qui davanti. Ducale non è più l'azienda che costa troppo. La Ducale oggi ha ottimizzato, oltre che rimanendo sempre costante nella qualità e nella professionalità di quella che è la produzione delle loro macchine, ma è riuscita a creare un prodotto che non costa per niente tanto, anzi si è veramente equilibrata in quelli che sono i prezzi che hanno altre aziende che ben conosciamo, ma che hanno un valore aggiunto, il nome Ducale, la grande qualità che Ducale ha sempre dimostrato in questi 35-40 anni di produzione. Quindi ritornando al discorso di prima, mi hanno dato l'opportunità che è una marcia in più che Sicil Vending ha sempre avuto, e ripeto, la disponibilità dei nostri fornitori ci dà la possibilità di avere questa marcia in più, di poter creare gruppo anche nelle imprese di gestione. Significa che quando un'impresa di gestione ha delle difficoltà, noi siamo presenti con loro per potergli dare l'opportunità di poter pagare sempre in maniera più comoda nella difficoltà che oggi stiamo vivendo, potendo avere quello che è il prodotto che loro desiderano. Bene, dunque le aziende hanno accanto loro dato un grosso aiuto, una grande possibilità a tutti voi da poter girare ai gestori, agli acquirenti finali. Voi da parte vostra cercate di assisterli nel modo più ampio possibile, loro immagino siano abbastanza soddisfatti da ritornare in continuo ad essere... È giusto, fidelizziamo il nostro cliente con la nostra disponibilità. Alla base c'è la simpatia, poi c'è anche la questione, siamo trasparenti in quello che facciamo, siamo leali in quello che facciamo, ciò che diciamo in effetti è, quando ci sono dei problemi li affrontiamo insieme perché il problema possa essere in tempi rapidissimi, come diceva Francesco, risolto. Quindi la nostra disponibilità in questi termini dà l'opportunità, comunque fidelizza quel cliente a non cambiare volutamente. Ecco, Sicil Vending, magari con qualche altro collega, forse anche più bravo di noi, sicuramente anche più bravo di noi, ma che non ha le qualità che magari noi abbiamo. Beh, cercate di essere trasparenti esattamente come questo nuovo modello della Ducale. Bellissima, infatti è la grande novità che dà anche la possibilità, e mi è successo in una delle
gestione alla quale ho venduto una macchina del genere, è venuto il mio amico gestore e mi ha detto così: sai Tito cosa mi hanno detto? Mentre prendevano il caffè mi hanno comunicato che credevano che il caffè fosse fatto in maniera liofilizzata, cioè dire con un frullino. Quando hanno visto il processo di erogazione del caffè in se stesso nella macchina, hanno detto: ma c'è un manconista all'interno del distributore o è tutto automatizzato? È tutto automatizzato, lo potete benissimo vedere, così come lo è in tutte le altre macchine. Però Ducale ci ha dato l'opportunità di poter far comprendere anche a coloro che sono fuori di questo, da questo mestiere, di poter comprendere che in effetti una macchina del caffè è un bar ambulante, ecco. È vero, e questa è l'evoluzione della macchina Calypso con la telecamerina che fino a qualche tempo fa girava sul braccetto. La City 700, questa è la City 700, è una macchina che sta andando alla grande. Alla grande. Infatti l'abbiamo presentata nella giornata odierna con un servizio dedicato attraverso la voce del tecnico Fabrizio Minardi. Esattamente, Fabrizio Minardi. Bene Tito, noi ti ringraziamo, avremo modo di approfondire magari altri temi con te o attraverso una web intervista o attraverso un'intervista dedicata sulla storia della tua azienda e con grande piacere. Voglio complimentarvi con il tuo lavoro e con la Vending TV per il grande servizio che state offrendo a noi, non solo rivendere ma anche a tanti gestori che con la visione di queste immagini ci danno l'opportunità di conoscere veramente quella che è la realtà del vending in Italia. Grazie. Io ti ringrazio, la visibilità che riusciamo a dare è dedicata anche e soprattutto ai consumatori finali, che sono una buona parte del nostro segmento di mercato che ci segue quotidianamente non solo dall'Italia ma davvero da tutto il mondo. Grazie Tito Alesci. Grazie Francesco Rondinelli. Grazie a voi. Per il momento è tutto, noi continuiamo con le nostre interviste in giro per i corridoi dell'Expo Vending Sud 2011. Fabio Russo per VendingTV.it Catania.